Nelle sale del premio Michetti, in pieno svolgimento in questi giorni al Mumi di Francavilla al Mare, evento aperto al pubblico con Donatella Spaziani nella stanza che ospita la sua installazione ispirata alla casa natale di Gabriele D'Annunzio. Siamo a un centinaio di metri in linea d'aria dal Cenacolo Michettiano e qui al premio Michetti abbiamo ricostruito casa D'Annunzio. Sì, in qualche modo ho preso ispirazione da alcuni dettagli della casa natale di D'Annunzio, che con Michetti aveva fondato il Cenacolo appunto, e dunque ho pensato di realizzare un ambiente in cui ho elaborato alcuni decori che erano nella casa natale di D'Annunzio e li ho trasformati in carte da parati, mentre il pavimento... ho preso ispirazione dal pavimento e l'ho a sua volta trasformato in tappeto. Le tende sono state ricamate a mano, sono dei vecchi lini, tessuti di lino e riproducono delle figure che hanno tra di loro un leggero movimento, un piccolo spostamento. Mentre sulle pareti ho dipinto poi queste piccole figure nere, che ha un po' la caratteristica del mio lavoro, dipingere delle silhouette, delle ombre, e sono due corpi che si abbracciano o si sorreggono. Il titolo dell'opera anche è stato preso da una lettera che nel 1910 D'Annunzio scrive ad una sua amica, il caso di omonimia perché si chiamava Donatella, e inizia questa lettera in cui lui torna nella casa natale e dice e scrive: tutto mi intenerisce e tutto mi ferisce, e questa frase mi ha ispirata e condotta poi alla realizzazione di quest'opera, dove hanno confluito più energie perché il tappeto è stato realizzato in India e le tende sono state ricamate in ciociaria, le carte sono state elaborate a Roma, che è la città in cui vivo, e poi io direttamente sul posto, quando avevamo allestito tutto, ho dipinto le due figure. L'artista ha dialogato con il pubblico e i rappresentanti della No Man's Land Foundation e di Zerintia, i rappresentanti delle istituzioni, tra cui il vice sindaco di Loreto Aprutino Federico Acconciamessa, le partnership e i sostenitori consolidati della fondazione, tra cui l'Università D'Annunzio, che con Alessandra Gabriele e Federico Billò sarà a settembre a Tel Aviv in una conferenza dedicata a Jonah Friedman, per raccontare l'esperienza di No Man's Land. E qui in questo scorcio di casa D'Annunzio ci ha raggiunto Mario Pieroni per ricordare che questo non è l'unico evento di Donatella Spaziani in Abruzzo, è una vecchia amica di No Man's Land. Sì, beh, Donatella fa il lavoro che c'è attualmente dal 2016, La voce dei poeti a Rotacesta a No Man's Land, e esprime proprio quella... connubio tra l'arte e la poesia, è un lavoro che anche per i giovani senti proprio questo piacere e desiderio che è veramente straordinario nel lavoro di Donatella e si esprime al massimo, secondo me, in questo progetto realizzato a No Man's Land.